Benvenuti al primo podcast di MMA Talks, Alessandro, Gianluca e Giovanni. benissimo. Allora, partirei ricapitolando un attimo gli eventi UFC che ci sono stati nell'ultimo fine settimana. Partiamo da quello, diciamo, un po' più in tono minore, per usare un eufemismo, ovvero quello del Fight Night di Albany. Parliamo un attimo della main card, visto che comunque i preliminari non mi pare ci siano state cose trascendentali. Allora, main E dico card nemmeno nella che, main. in effetti, allora, comunque, main card, primo incontro, Gian Villante contro Safarov. Il buon Giampiero ha offerto probabilmente la prestazione più violenta ed aggressiva dei suoi ultimi incontri. Non si vedeva così da un pezzo, non si vedeva così dal primo Villante, Giampiero, nome di battesimo. Con chiare origini italiane, non è stato il trionfo della tecnica perché, come mi ricordava appunto il mio amico Alessandro quando ne parlavamo, tecnicamente si sono tirati dei cartoni in faccia, appunto. È stato un incontro molto violento. Villante ha avuto la meglio, e dobbiamo dire che Safarov ha saputo incassare davvero tantissimi colpi prima di andare. KO, senz'altro quello che posso dire è che questo è stato il miglior Villante degli ultimi tempi, violento, selvaggio e veramente molto molto forte. Anche con qualche rischio nel primo round, perché sono arrivati Parecchi. colpi pesanti anche dall'altra parte. Certo che questo Safarov, se non ricordo male, mi pare 8-0 imbattuto al debutto UFC. Sembra un. L'ha preso male. Non è partito sicuramente nel migliore dei modi. Non mi è No, parso. non colpire giusto. Ecco, non mi è sembrato uno che possa ambire a grandi scalate nel medio-lungo periodo. Poi, dopo di questo, abbiamo avuto Corey Anderson, che nel frattempo ha anche cambiato soprannome, da Beastin 25-8 è passato a Overtime. Direi che un incontro praticamente a senso unico con Sean Assolutamente. O'Connell, molto simpatico e molto divertente nei suoi win, face off, però mi sa che il livello da ranking top 15, top 10 dei massimi leggeri non è cosa sua, cioè è finito veramente, veramente male. Concordo assolutamente, Ale. Cioè, i weigh-in sono la cosa migliore che gli riesce praticamente. È famosissimo per questi weigh-in super divertenti. Una volta fa la morra cinese, una volta porta dei doni. Quest'ultima volta, appunto, è spuntato vestito da Babbo Natale, ha portato dei doni a Anderson. Però poi dentro l'ottagono, specie nelle ultime, ha davvero poco da offrire. Il problema è che è arrivato anche Corey Anderson, gli ha portato un bel sacco di sassi Di in testa, legnate. troppo per lui. Questo Anderson invece, beh, a me sinceramente non dispiace. Ah, Bel ground and doti da grappler sicuramente eccezionali. Cioè, bisognerebbe vederlo con un top fighter, però negli incontri che ha fatto finora. Sicuramente si è dimostrato una spina nel fianco per tutti quelli che ha affrontato, anche negli incontri che poi è andato magari a perdere, non ha mai sfigurato, non è mai andato a fare cattiva figura, si è molto sempre solido. presentato con. Sì, esattamente, concordo. E Molto solido. arrivava, se non sbaglio, da una sconfitta a mio parere anche un po' dubbia contro Shogun Rua a UFC Sì. 198, se non Bravissimo, dico sì. male, per split decision, perché avevo Però aveva battuto due eventi prima, aveva battuto Fabio il Mangiacedri Maldonado e Jan Blachowicz anche. Cioè, sì, diciamo. Blachowicz con quella difesa lì dei takedown praticamente aveva veramente poche possibilità, secondo me, con lui. Cioè, ha dei problemi endemici proprio di takedown defense e lì si sono palesati in modo, secondo me, Ecco, devastante. Anderson fu un brutto incontro per Blachowicz, quello lì, perché è veramente portato a terra in tutti i round e pestato Sì, per sì, sì. terra. Sì,
quindi. Assolutamente, anzi, paradossalmente gli è risultato più difficile questo con Corey Anderson piuttosto che quello con Alexander Gustafsson, che avrebbe sfidato poi successivamente, tenendogli botta in piedi e poi venendo portato. Ormai lo sanno tutti, non ha una grande abilità al terreno, quindi lo portano a terra e cercano di farselo lì, e spesse volte ci riescono. Tra le altre cose, il tuo beniamino Corey ha subito FC on Fox 15, un bel KO proprio da Giampiero Villante. È vero, è vero. Vlahovic, che adesso vado a memoria, mi pare in programma in una delle prime card dell'anno prossimo contro... Oddio. Ovin Saint-Preux, che esatto. Mi pare un bel accoppiamento per il polacco. Ma anche se Saint-Preux nelle ultime uscite non è parso in grande spolvero, ecco, soprattutto sì, l'ultimo match. No, nell'ultimo Manua, Jimmy Manua malissimo. Il problema di Blacko è quello: se finisce per terra con Saint-Preux, insomma. Decisamente, sì. Quindi insomma. Poi Osterboy, tra le altre cose, senza andare troppo lontano, cioè in UFC praticamente si è arreso soltanto a Anthony Rumble e a Gustafsson, punto. Sì, secondo me lui è veramente un bel fighter. Forse non può competere con quelli che gli stanno sopra, magari, però sì, concordo. La sua posizione è nettamente legittima, ecco. Difficile molto da leggere comunque, perché ho sentito anche, ne ha parlato anche John Jones la settimana scorsa, quando è stato ospite da Joe Rogan, e diceva che, almeno a suo modo di vedere, Ovin Saint-Preux, rispetto a tutti gli altri avversari che ha avuto, è quello che comunque gli risultava più difficile da leggere, perché comunque è veramente poco ortodosso come fighter, cioè tira fuori colpi strani, sottomissioni che non si vedono spesso. No, io ti dirò, Ale, che sinceramente io credevo che Jones al rientro non facesse fuori sfruttando le aperture che lascia solitamente Saint-Preux nel momento in cui attacca. Invece ha preferito rientrare con un ritmo piuttosto lento e acquisire sicurezza col passare dei round, piuttosto che tentare di schiacciarlo, di metterlo KO, di sottometterlo. Sono rimasto molto deluso da quella prestazione di Jones, che però ha avuto ragione. Gli ha fatto la stessa domanda anche Joe Rogan, e lui ha risposto che non si fidava, non voleva assolutamente prendersi dei rischi, cioè mi ha detto: io non me la sono sentita di cercare una chiusura forzata, perché comunque lui è uno che mi era difficile sapere cosa avrebbe fatto, e quindi ho preferito gestirla in questa maniera. Sempre intelligente il messia, intelligente. Di fare una mano tirata in quel match, comunque sia sempre, si è anche infortunato durante il match, aveva avuto poco preavviso, poco cardio dal terzo impegno. Allora, sul discorso freno a mano e cardio, perché ovviamente Rogan, come ben sapete, non si esime mai dal fare domande scomode, lui ha dato questa spiegazione qui, che per essere, mi sembra anche che ci possa stare, cioè lui dice: ha avuto quel periodo molto lungo nel quale ha fatto un sacco di powerlifting, cioè lui praticamente per 7 mesi dopo l'incidente e tutte le storie che ci sono andate dietro, lui per 7 mesi non ha più fatto striking, pads, sparring, niente di più. Si è solo pompato come una bestia. Si è infognato completamente nel powerlifting, ma ha detto che era diventata una cosa che gli dava quasi dipendenza. Cioè lui continuava a tirare su aumentando peso di continuo, e alla fine dice: quell'incontro avevo una forma fisica diversa da tutti gli altri, cioè mi sono sentito molto più forte, molto più potente, però è anche vero che a livello di cardio ho perso qualcosa. E faceva appunto l'esempio anche del braccio rotto, che diceva: io non ho mai rotto un braccio tirando un calcio a uno, mi è successo quella volta lì, sarà un caso, non lo so. No, secondo me non è un caso. Cardio ha perso anche di elasticità in quel match, nel mio modo di vedere. Non era più il ninja che attaccava, ecco, i suoi avversari precedentemente con colpi che arrivavano da qualunque direzione. Era molto più composto, però è vero che era anche più potente. Infatti, ragazzi, io non so se sto per dire una stronzata, però
se non ricordo male, gli vidi alzare di squat 500 libbre, è possibile? È arrivato a 600, diceva ieri con Rogan. Cioè, allucinante. Cioè, ci stiamo parlando veramente di... veramente tanti. No, no, ma addirittura... Sono 250 kg. Lo so. Sì, però paradossalmente, cioè, il fatto è che tutti dicevamo ma chissà quando rientra cosa fa allora, cosa fa, e invece è rientrato con una prestazione sottotono. Cioè, forse Jones è una delle... No, dico, però la prestazione di Jones complessivamente è stata molto sottotono, soprattutto rispetto ai suoi standard. Cioè, sì, forse Jones, uno dei suoi segreti è appunto il cardio. Cioè, mi ricordo ad esempio nel match con Cormier, forse il cardio secondo me è stato il fattore che più ha determinato, perché nel quarto round è vero che Jones arriva spesso e fa diversi takedown, però secondo me la differenza la fa proprio che Jones ha molta più benzina di Cormier in quel quarto round. Io se infatti, se lui combatte contro... Scusa Gianno, vai. No, dicevo che secondo me se riduce il cardio, Jones riduce anche il suo potenziale. Cioè il cardio è uno, secondo me, dei fattori. Di Jones. Perché uno che va spesso a lunga distanza, no? Va spesso sui 5 round. E quindi, sì, ma infatti dicevo, se lui combatte con Cormier in quel match, non lo so chi la spunta. La può spuntare anche Cormier. Io da amante di Cormier, ragazzi, vi dico che quando è finito quell'incontro ho pensato che è stata una grossa occasione persa da Cormier, perché dubito che si riuscirà a ritrovare un John Jones del genere quando rientrerà a luglio, agosto, quello che sarà. Cioè, io non credo che lui farà gli stessi errori, e da come parlava di come sta gestendo in questo momento non mi sembra proprio, perché comunque sì, sempre, vabbè, gli piace far pesi, però adesso sembra che la sua ossessione del momento è diventata il jiu-jitsu, da quello che diceva. Sì, ci sta. Che, ma come lui ha detto, lui ne parlava già quando rischiò di prendere quella leva al braccio da Vitor Belfort. Lui diceva che in quel momento invece era ossessionato dal wrestling e che quindi avrebbe dovuto concentrarsi molto di più sul jiu-jitsu, e da allora lui è ossessionato dal jiu-jitsu e comunque cerca di portarsi avanti con quest'arte marziale. Da come ne ha parlato lui ha detto proprio, è stata sempre la parte dell'MMA che io ho trattato con più negligenza, e adesso sono innamorato del jiu-jitsu. E poi ha fatto addirittura la battuta, ha detto adesso quando tornerò non mi vedrete scambiare in piedi, lo porterò a terra e lo sottometterò su. Non credo che ci sarà un cambiamento radicale, però insomma. Ma infatti ti volevo dire questa cosa qua, Ale, cioè io fin quando non vedo qualcuno che effettivamente John Jones lo batte su ogni anche su un solo aspetto del combattimento, ecco, facciamo così, perché lui ha questa particolarità che riesce a batterti anche dove sei bravo, no? Dove sei più forte. Sì, esatto, quindi finché io non vedo questo, per me 10 volte su 10 John Jones batte chiunque, anche perché poi effettivamente non è stato sconfitto nell'ottagono, no? Quello. Io consiglierei a Jones, se potessi, di non fare lo stesso con Anthony Johnson. Ecco, giocare sul campo di Anthony Johnson, secondo me, non è l'idea del secolo. Idea, dopo, per carità, idea. Ecco, cioè, dopo magari lo batte nello striking e tutto. Secondo me lo sa. No, per carità, ecco, io fossi lui non andrei proprio a scambiare. Non è così conveniente, ecco, magari me. L'amore per il jiu-jitsu potrebbe essere anche nato dall'idea di dover incontrare Rumble Johnson. Ecco, ne ho pensato anch'io. Andiamo avanti, ragazzi. Dopo questa piccola parentesi, sì. Che speriamo, credo, qualche fan dovrebbe esserci di John Jones in giro. Quindi, e quindi tornando alla card di prima. Quella di Albany, quindi abbiamo parlato di questi due incontri massimi leggeri, e poi io qui lascerei campo a Gianluca per la parte relativa al co-main event e al main event dei pesi massimi, che hanno fatto un po' discutere, diciamo. Vai Gian. Sì, Ngannou ha incontrato Anthony Hamilton, che è un fighter esperto, comunque uno che ha 21 incontri da professionista, 6 incontri in UFC, e lo ha praticamente chiuso dopo 2 minuti con una kimura da posizione verticale, e questo è stato un po' sorprendente, nonostante comunque su 9 vittorie vengano 5 da TKO e 4 da sottomissioni, quindi sono nel suo repertorio. Però per adesso in UFC avevamo visto più che altro il suo striking, la sua potenza, e invece è uno che comunque è molto completo.
è molto fisico. E secondo me lui è davvero un prospetto molto interessante. Cosa invece che secondo me non si può dire di Lewis, che esce nonostante la vittoria totalmente ridimensionato, avviso agli occhi soprattutto di chi lo aveva sopravvalutato, perché secondo me certi limiti di Lewis erano già stati palesi nel match precedente con Roy Nelson. Anche se con Roy Nelson quantomeno era sembrato almeno quantomeno un po' più esplosivo. Qui secondo me i difetti di Lewis, se vogliamo proprio sintetizzarli, possiamo farlo in questo modo: scarsa frequenza di colpi. Lui praticamente mette nella prima ripresa un colpo significativo, 7 nella seconda e 1 nella terza, con una media praticamente di 0.6 colpi significativi per minuto, cioè, quindi insomma non proprio un... Poi mi sembra anche uno che tende ad attaccare sempre con colpo singolo, cioè gran combinazioni non ne vedo, anche perché insomma... combinazioni non sa cosa sono. Però in sua parziale difesa posso dire che ha trovato un avversario che, cioè dai, fighter, non scherziamo, ha evitato i colpi come la peste, cioè richiamato più volte dall'arbitro. Abdurakhimov ha fatto un match diciamo sicuramente furbo, però beh, ma lui poteva fare quel compitino lì, cercava di imporre il suo sambo, anche lui come cardio era quasi, insomma, non dico imbarazzante, però insomma un cardio diciamo non ottimale, ecco. E ho cercato il controllo, ha anche messo pochi colpi fondamentalmente, però i primi tre round comunque li stava vincendo. È vero. Pessima difesa di takedown da parte di Lewis, che ne subisce 4 e poi insiste anche con questi leg kick dove viene intercettato, viene portato a terra, ma non viene assolutamente dissuaso. Continua. No, ma voglio dire, cioè, a mio modesto parere, nel match contro Roy Nelson, lui con tutti quei takedown che ha subito, ha vinto per decisione non unanime, se non erro, ma tutta sta gran vittoria non è che... discutibile. È stato un po' un furtarello a me, sinceramente. Sì, no, non è vero. Diciamolo. Furtarello, diciamo. Non lo so. Comunque c'è, si può discutere la decisione di quel match. Insomma, il primo round aveva vinto lui, gli altri due, insomma. E poi una certa indolenza, una certa lentezza nell'accorciare la distanza, cioè proprio pianino pianino con calma, cioè no, non sembra rapido, non lo è, però insomma è, sembra anche un po' in mente a volte, no? Una cosa, un difetto che è un po' anche Vincent Pro, un po' troppo, no? Sì, calmi, va bene, no? Sì, però almeno no. Se, diciamo che fisicamente si presenta in una maniera... Sì, ma poi sempre si fa divertire nei suoi match, no? Certo, sì. E poi questo footwork che praticamente non c'è quasi, no? Questo non footwork. Sì, insomma, footwork è una parola grossa. L'ottagono, un po' così. Beh, comunque io, insomma, sinceramente... c'è anche poco da approfondire verso questo fighter e questo match, che ha detto poco, cioè, ha detto che ecco Lewis, diciamolo, ha le mani pesanti, ecco, su quello sì. No, ma io mi ricordo che comunque si era parlato prima di questi incontri qua di un eventuale incrocio tra Lewis e Gunn. Io lo vedrei molto male Lewis con Gunn, sinceramente. Però adesso se non fosse stato per lui, probabilmente avremmo assistito alla peggior card dell'anno, cioè senza voler esagerare. Come main card ci siamo andati vicino. Non so se è riuscito a levarla tanto, però è vero, sì. È stata l'unica luce, ecco. Comunque, ecco, dai, compenso, diciamo la verità, stendiamo un velo pietoso su questo evento, cioè, e andiamo avanti, insomma. Guarda, Gianni, sono sempre stato nemico di queste soluzioni da doppia card nel weekend, però direi che in questo caso è stata salvifica, perché diciamo che con UFC 206 abbiamo cancellato tutto il brutto visto la sera prima. Sì, assolutamente. Adesso arriva il bello, quindi cominciamo dai preliminari, dai. Allora passo prima la parola a Alessandro. Date, prima però vi chiedo una cosa, tornando un attimo sull'ultimo evento. A questo punto, cosa prospettate voi per Gunn ed Eric Lewis? Cioè, come li andreste ad accoppiare per un prossimo incontro nei massimi? Uno con l'altro.
Sì, dai, io non vorrei vedere, ecco, l'unica cosa che non vorrei vedere è un Lewis Hunt, se no la frequenza di colpi, praticamente questi si danno un pugno around. Preferirei vederlo magari contro, non so, un Travis Brown, ecco, così, tanto per definire subito Sì, le sue ambizioni. hanno, tra l'altro, se ricordo bene, vado un po' a memoria, mi pare che Ngannou abbia fatto i nomi di Arlovski e Travis Brown, Sì, mentre Lewis, ha detto chiunque nella top 10, no? Poi ha nominato loro due. esatto, mentre Lewis ha nominato proprio Markkanet. Beh, Attenzione, qui veramente. forse la mandibola di Roy Nelson gli è sembrata troppo morbida e ne vuole testare una un po' più dura. Eh sì, mi sembra un'ottima idea. Tanto non Comunque, c'è pericolo che Ant lo porti a terra, ecco, quantomeno quello. no, ma secondo me non c'è periodo che Ant combatta in UFC, secondo me, a È breve vero. termine, perché se non si risolve questo problema dell'associazione, eccetera, eccetera, lui ha proprio il dente avvelenato, non ha voglia di combattere, secondo me. È vero, ed è forse il motivo per cui l'ho chiamato in causa. Questa era un po' cattiva, però. No, questo era il premio Nobel No. collaterale. Comunque c'è sempre anche il buon Ben Rothwell da incastrare in Esatto, qualche modo. bravo, è vero. Minchia, Un bel Rothwell contro Derrick Lewis, quanto paghereste per non vederlo? Va bene, boh, questa. con questa passiamo oltre. Ok. Allora, Ale, tu competi, ma io adesso me ne devo sparare una. Appena mi viene in mente, ve la dico. Non c'è problema, non c'è problema. Quindi, a questo punto direi che possiamo sorvolare tranquillamente. Sì, stendiamoci un velo pietoso addosso. Esatto. Ecco. L'unica cosa interessante di questa serata, secondo me, è stato rivedere l'inglese di origini africane, Mark, come lo vogliamo chiamare, Diakhiese, Diakhis, non lo so. Comunque questo ragazzo niente male direi, dopo che aveva avuto un bel debutto nel Fight Night di Belfast e adesso è 10-0 imbattuto nei pesi leggeri, sono curioso di vederlo all'opera magari con qualcuno insomma un po' più rodato in battaglia. Bene, bene. Quindi, dopo aver analizzato questa meravigliosa card del Fight Night di Albany, direi che passiamo al FC 206, che è quello che ha risanato il weekend, direi. Allora, i preliminari, sinceramente, è stata veramente una card molto bella a partire dai preliminari. Primo incontro nei pesi Mosca, Dustin Ortiz con Zach Makowski, gran bella vittoria per split decision di Dustin Ortiz, secondo me è un match molto bello che consiglierei assolutamente di andare a recuperare a chi piace il grappling, perché veramente ci sono state tantissime fasi a terra, molti takedown, atterramenti, tentativi di sottomissioni e questo Ortiz a me non dispiace per niente nella categoria dei pesi più dei pesi mosca. Chiaro, siamo ancora anni luce di distanza da Demetrius Johnson, però Il per buon essere un Dustin. ragazzo di mi pare 26 o 27 anni, io Ortiz lo continuo a seguire con interesse. Poi abbiamo avuto pesi leggeri Rustam Khabilov contro Jason Sago, un incontro a senso unico, direi che Khabilov a livello di lotta si conferma veramente una bestia, cioè atterramenti di continuo, ground and pound, match veramente a senso unico, decisione unanime dopo 3 round e mi è piaciuto Khabilov al microfono dopo l'incontro perché ha chiamato in causa Kevin Lee, cioè è nata una sorta di faida tra lui e Kevin Lee perché a suo dire, Kevin Lee, dopo aver vinto al Fight Night di Belfast, si sarebbe permesso di mettere in discussione le abilità nella lotta di quelli che vengono dal Dagestan. E quindi lui praticamente ha detto con Joe Rogan, gli ha fatto la solita domanda a chi piacerebbe incontrare. Lui ha detto: c'è un ragazzo che si chiama Kevin Lee che va in giro a raccontare di essere il miglior wrestler. Ecco, se vuoi venire, ti spiego due cose. Che poi a me queste cose mi fanno morire. Sì.
Però ragazzi, mi sembra anche un bell'incontro da vedere. Piccola... Sam Cavio, sì. Kevin Lee, No, sì, assolutamente. Piccola parentesi, perché qui mi richiami alla memoria giustamente l'ultima situazione di queste, no? Parliamo di Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov. Tu sei una fighetta, non mi devi combattere, eri tu che ti nascondevi, ma maledizione. Sì, ma perché anche Cabilo ha detto no, perché io gli ho scritto su Twitter, lui ha lanciato dei messaggi, quindi insomma teniamoli d'occhio perché potrebbe esatto. essere. E poi arriviamo alla vera chicca dell'early prelims, ragazzi, cioè il nostro Landone Vannatta che ha tirato fuori veramente un coniglio dal cilindro, dal nulla, con questo colpo veramente fantastico, cioè, sì, no. Spinning high kick barbosiano, se ce n'è stato uno veramente. Poi guarda, a me che stupisce è questa scioltezza, no? Cioè Vannatta e ha quel modo di combattere molto rilassato che hanno soltanto i grandissimi campioni, no? Lui ancora non lo è, però lo può diventare, anche perché ricordiamolo è giovanissimo, cosa, 25 è vero. Anni. Ne sparo una grossa. Un anno più piccolo di me. Ne sparo una grossa. Non vi ricorda un po' il primo Pettis, quello dello Showtime? Eh sì, un po' sì. Questa secondo maniera... me il primo Pettis era più estroso di questo Vannatta. Vannatta è morbido all'impiedi, si permette di abbassare la guardia, eccetera, ma Pettis in qualunque momento ti poteva rubare l'anima. Più fantasia, ma anche tutta l'elite. Sì, come più scioltezza, fantasia, però... bravissimo. Sì, è vero, però questo Vannatta ha un footwork veramente eccezionale, cioè multidirezionale, forse è anche un fighter in qualche modo più moderno. Cioè è difficile da anche a livello è uno che elude molti colpi, è difficile da colpire, è sempre in movimento, è un fighter particolare, è anomalo. Con Tony Ferguson non è che è andato molto lontano dal colpaccio, quindi insomma voglio sì, dire sì, gli hanno detto è andato con un preavviso minimo 2 settimane, 10 giorni, quindi poi diciamo che si allena nel posto giusto. Rischiato veramente di andarsi a prendere il first contender, capito? Quella sarebbe stata la storia dell'anno, veramente la favola dell'underdog. Comunque si allena da Jackson Wink, quindi diciamo che i margini per lui ci sono, ecco. Sì, anche perché era stata un po' detta sta cosa, no? E sì, è vero, ha dato spettacolo, però c'è da dire che quando uno arriva lì e non ha nulla da perdere, è vero, però sto giro invece qualcosa da perdere ce l'aveva, eppure... E adesso? Tante cose. Dove adesso... lo andiamo a mettere, Lando? Sapete, Lando... Secondo me è un bel incontro che potrebbe essere per Vannatta. Però è un po' rischioso, però. Mi vengono in mente Francisco Trinaldo, che se non sbaglio è in striscia vincente di 6 incontri. Francisco, io non capisco come faccia, perché cioè ha 2 milioni di anni... Sì. E riesce a mettere sotto, cioè, i giovanissimi, riesce a... è sempre con prestazioni convincenti, cioè incredibile. Ha 2 milioni di anni, ma ne dimostra 3, però. Era ancora più vecchio, tra l'altro, non so. Però o lui... Finaldo, oppure anche Dustin Poirier. Massa Randuba ha un record di 21 vittorie e 4 sconfitte ed è in una serie positiva di 7 vittorie di fila, cioè ragazzi. Dopo Ferguson c'è lui come striscia, pesi leggeri, quindi... Sì, so. Sì, sì, però... e cioè ha perso, l'ultima volta ha perso ai punti a UFC 173 con Michael Chiesa e poi cioè, contiamo vittorie su gente come Ross Pearson, Yancy Medeiros e Paul Felder. Insomma... Rinaldo. Tanta roba. Perché comunque Vannatta, vabbè, 2 incontri, una vittoria e una sconfitta, però io non credo gli mettano al prossimo, cioè comunque parlando con la gente mi sembra uno che piace a tutti Vannatta. Quindi... Esatto, vogliono cavalcare anche un po' l'onda e non vogliono bruciarselo. È spettacolare, dai. Sì, esatto. Sì, concordo. Passiamo ai prelim. Ecco, allora, i prelim sono partiti con Pesigallo, Mitch Gagnon con Matthew Lopez. Matthew Lopez è questo ragazzo americano molto giovane che è stato scovato anche lui
nella famosa serie Dana Looking for a Fight, un po' come Sage Northcutt, e non ha avuto un bel esordio, mi sembra abbia esordito in estate, però ha trovato Rani Yahya, che sinceramente è veramente un brutto cliente da beccare al debutto, e infatti è finito in sottomissione con un arm triangle. Ha fatto un gran bel incontro con Mitch Gagnon, dove nel primo round ha perso in maniera netta, è andato giù, ha rischiato veramente lo stoppage, poi è venuto fuori di prepotenza nel secondo e nel terzo, piazzando mi pare 5 takedown, passando la guardia, un tentativo di sottomissione. Alla fine ha vinto bene secondo e terzo e ha vinto per decisione unanime, risultato giusto direi. Ragazzo da seguire, molto giovane, 23-24 anni mi sembra, Però quindi sì. Poi insomma Gagnon combatteva anche in casa, canadese, teniamolo d'occhio. Poi abbiamo avuto l'incontro femminile, che è stato un po', mi ha lasciato un po' così, tra Valérie Latournon e questa brasiliana imbattuta, Vivien Pereira. Io ragazzi sinceramente non so come abbiamo fatto a dare la vittoria alla brasiliana, perché la tua ballerina tornò. sì, vabbè, adesso senza entrare nei meriti extra sportivi, però sinceramente l'ho riguardato, cioè ha messo più colpi nettamente, cioè è uscita questa split decision, tra l'altro in casa, non so, comunque la vedo un po' male lei, perché cioè, diciamo che dopo la cura polacca è stato tutto un... Sembra un po' che quando le ragazze affrontano la Jan Žižek, poi cioè, Escono ridimensionate. no, non è che escono ridimensionate, cioè, cominciano a perderne dopo, perché io guardo tra Jessica Penne, Valérie Latournon, forse l'unica, l'è Esparza, però ha preso una pausa lunga, non so, non fa bene incontrare la polacca, evidentemente. C'è da dire Boh, un'altra non lo so, cosa, solo la Claudini gli ha è potuto vero, prendere botta per un po'. e anche la sua Sì. connazionale non c'è male. Però volevo aprire una parentesi sulle donne, però che cioè, secondo me il problema principale di Valérie Latournon è che non è la sua categoria di peso, cioè lei dovrebbe fare 125, categoria che non c'è, siccome parlano tutti di fare la categoria dei pesi piuma femminili per far combattere Cyborg, non saprei contro chi, Ma con perché chi? Esatto, contro chi? ecco, cioè io No, ma onestamente Cyborg comunque, Cyborg dopo i danni che ha subito dal taglio del peso ripetuto per arrivare a 140, io non credo che combatterà nell'immediato futuro. ma lei stessa, le ultime cose che avevo letto, diceva di non voler più fare neanche quei catchweight a No, 140. no, Secondo me no, no, anche ha dice che è stato ragione. davvero male. Però, sinceramente, per quanto lei sia forte e dominante, cioè io tutta questa esigenza di fare una categoria per lei dove non ci sono onestamente contendenti legittime, cioè dovresti andare a prendere qualcuna dalla categoria sotto. Mentre invece, secondo me, a 125 ci sono un sacco di ragazze che o si ammazzano per fare i pesi paglia a 115, oppure vanno nei 135, ma sono E si fanno nettamente, ammazzare, lì si ammazzano e lì si fanno sono ammazzare. assolutamente undersized. Cioè, pensa ad esempio una come Jessica Andrade, che invece a 115 pare bella, bella lanciata, eh? L'Andrage. Andrade, però anche lei sarebbe da 125, Jojo Calderwood sarebbe da 125, cioè ce ne sono di Jojo ragazze. Calderwood, secondo me, a 125 farebbe faville e distruggerebbe un sacco di contendenti. Probabile, solo che Sì. finché non ci danno questa categoria di mezzo, Sì. continuiamo ad avere il buco. Ultimi, quindi sono rimasti due incontri di preliminari. Allora, il penultimo, che è stato un bel match, mi ha anche sorpreso abbastanza, Olivier Aubin-Mercier contro Drew Dober. Allora, mi ha sorpreso perché dal canadese tu ti aspetti il classico match portato a terra di grappling, sottomissioni, eccetera. Alla fine sì, ha vinto per Rear Naked Choke al secondo round, però ha scambiato in piedi per tutto il primo e gran parte del secondo. Scambiato in piedi senza andare in palese difficoltà, anzi,
direi che se l'era quasi giocata alla pari con Drew Dober, poi alla fine è riuscito a portarlo giù, passato guardia, schiena, rear naked choke, è finito dopo 2 minuti di secondo round. Però canadese interessante, giovane, vediamo un po' come si evolve. Per me è un prospetto eccezionale. Perché io mi espongo qui, mi confesso a voi, secondo me Olivier è un prospetto eccezionale, è uno di quelli che se becca il campo è giusto, se becca lui si allena alla Tristar, mi sembra, esatto, no? Sì, sì, farà Erzabi all'angolo, come sempre. Esatto, cioè praticamente in UFC ha 2 sconfitte, però ha pure 5 vittorie, quindi le sconfitte ce l'ha tutti i punti. No, interessante. Una buona, sì, sconfitta, poi mi sembra ne ha vinte comunque 5 delle ultime 6 con questa. Quindi... The Quebec Kid. Ah, lei, ma che ha dei trascorsi nel The Ultimate Fighter, mi sembra. Non ricordo, classe 89 comunque, quindi va per i 28 l'anno prossimo. Assolutamente sì, da seguire. Ormai... Molto interessante, sì. Sì. E poi dopo di lui arriviamo al, diciamo, tra virgolette, il main event della card preliminare, un incontro che io aspettavo salivando come i cani di Pavlov. E non mi ha deluso, due fighter che avevo seguito abbastanza nell'ultimo anno e mezzo quando sono venuti fuori e si conferma tutto quello di buono che avevo visto in Sirkunov, che onestamente Mamma mia, che atleta. ha gestito bene la parte iniziale in piedi, dove Krylov ha più armi, però Sirkunov mi sembra veramente completo. E poi, cioè, ragazzi, che fisico ha Misha Sirkunov, Che fisico, l'ho afficcato con un diretto mancino, mamma mia, che sì, botta così e tanta poi subito ghigliottina, cioè roba. Quella, la prontezza col quale ha ghigliottinato, quella è stata veramente, cioè, l'istinto da killer del grappler, insomma. E per tornare alla carta precedente, Corey Anderson, dopo la sua vittoria, aveva parlato di un incontro con Nikita Krylov, perché c'era stata qualche scaramuccia via Twitter, e ha detto: Sì. spero che vinca Krylov. Ahimè per lui, ha vinto Sirkunov, e io, Sì. cioè, se Sirkunov, c'è fanno da dire che Sirkunov... è uno che rischia, è uno che ha vinto con un sacco di cioè ha messo a segno un sacco di sottomissioni, però le uniche 2 sconfitte che ha in carriera le ha prese per sottomissione, quindi è uno Vero. che comunque in quel Però in UFC è 3-0, 4-0, ancora 4-0. non è stato ancora intaccato il suo record. Io Sono quattro onestamente, finalizzazioni. sì, 4 finalizzazioni con una mandibola schiantata al povero Alex Nichols. Ma io a questo punto era, mi sembra, 13 nel ranking, credo che andrà direttamente nei primi 10. Nikita era 11, no? No, era numero 8 Krylov e numero 13 Wow, Sirkunov, esatto. per quello che possono Sì. contare i ranking. Però, cioè, dopo una vittoria del genere, Sirkunov, cioè, non lo so. Piccola polemica, giusto? Ma Krylov per arrivare ottavo, cioè, chi cazzo aveva battuto, dai? Krylov, chi aveva battuto? No, tra l'altro Krylov mi sembra che abbia preso una sconfitta da Ovin St. Preux in Esattamente, per sottomissione. UFC. Poi aveva battuto Ed Herman Short Fuse, che ha Da 64 anni compiuti avantieri, cioè. Francimar Barroso, Marco Rogerio da Lima. Sì, 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 come sì, 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 sì. non c'era, diciamo, una grandissima qualità di avversari al primo. Ma no, ma infatti poi Al questa primo è di la alto categoria dei livello, sì. massimi, non è la categoria dei massimi. Una lancia a suo favore va spezzata dicendo che comunque è un classe 92, all'età di Landone Vannata, quindi Sì, il è più futuro è in mano sua. giovane il minatore, come lo chiamano, è più giovane del lettone di Sirkunov, però mi sembra molto più completo come fighter Sì, quello Sirkunov. sicuramente. Però a margine di miglioramento, alla fine, secondo me, No, comunque l'età, l'avversario comunque che era molto forte in quest'ultimo sì. match, Vanno assolutamente d'accordo. No, diamogli no, ma ancora vanno qualche seguiti credito. Va, sì, sicuramente entrambi. entrambi. Certo, uno più dell'altro, quello è sicuro. Però io adesso sì. Passiamo alla main. Un Che bel dite? incontro, scusate, vi dico l'ultima, ma un bel Sì, incontro tra certo. Sirkunov e
Io azzarderei anche Ryan Bader, pensa un po'. Bader è solidissimo. Bader, insomma, non sarà il fighter più spettacolare del ranking. Piacerebbe vederlo, però. Eh sì. Sarebbe. Io penso semplicemente che sia il fighter più sottovalutato dei primi 10. Ci può stare, sì. Bader. È un assassino. Però, ecco, sì, beh, è un assassino, però sinceramente io Bader, poi ai piani alti, non lo vedo. Cioè, nel senso, sopra di una certa posizione a contendere, no? È un top 5. Sì, però è esatto, scusami, sì, è un top 5 che però resta lì, secondo me. Cioè, fa un po' il ruolo che ha fatto anche Hunt per diverso tempo, no? Quello che chi vuole entrare nella top 5 deve farcela con lui, no? Però non è resta sotto Jones, resta sotto Andrew Rumble, resta sotto DC e resta sotto Glover Teixeira, quindi sotto io questi li vedo superiori. A me piacerebbe vederlo anche contro Jimmy Manua. Bellissimo, tanta roba, sì. Sì, diciamo che Bader è il classico, il cosiddetto gatekeeper, come lo chiamano, esatto, parte del... esatto, il guardiano del cancello. Sì, no. Bene, a questo punto volevo dire, ma non so l'inglese, quindi i preliminari, quindi interessanti, non dico tutti da andare a rivedere, però sicuramente qualcosa merita. La main card che... card dell'anno quest'estate. Il primo match della main card è quello fra Jordan Mayne e Emil Mack, il norvegese. Jordan Mayne è un giovane veterano perché ha 40 incontri da professionista, ha soli 27 anni, ha una split decision contro Tyron Woodley nel gennaio 2012 a Strikeforce, poi esordisce in UFC nel 2013 vincendo per TKO con Dan Miller, poi perde con Dan Brown, con Matt Brown, poi vince con Mike Pyle per TKO e poi praticamente affronta nel gennaio 2015 Thiago Alves, un match che stava vincendo, che aveva vinto nettamente il primo round, ma poi Thiago Alves mette un middle kick veramente pesantissimo sul quale va TKO Jordan Mayne. Da quella sconfitta lui si ritira e praticamente resta fuori dalle competizioni per 2 anni, cioè dal gennaio 2015 al dicembre 2016. Io sinceramente in questo match pensavo che potesse averla meglio Jordan Mayne, invece Emil Mack si dimostra solidissimo, veramente una forza della natura. A 28 io anni... Me lo sento, io come ho scritto io me lo sento un po' rappresentante in seconda, ragazzi, perché questo, la cintura al Venator, tanta roba, cioè a me piace tanto sto ragazzo e poi... sì, davvero, me lo sento un po' un rappresentante in seconda, è vero orgoglio. Sì, poi è anche un ragazzo che si fa amare, uno secondo me che vende anche bene i suoi incontri, che dà spettacolo, ha una gran mascella, un personaggio, e poi è molto solido, perché il primo round lo perde, subisce 3 takedown, 2 one leg, tra l'altro anche se Mayne, nonostante abbia alla fine 2 minuti di controllo, poi non riesce a fare quasi niente a terra, lui si rialza con buona lucidità. Sembrava addirittura, nel primo round, scusami, sembrava addirittura che si fosse fatto male a una costa. No, esatto, a 50 secondi dalla fine del primo round. Sì. Si rompe una costa. No, non si capisce, ma non hanno dato news su sta cosa, perché lui ha detto di non capire se si era rotto una costola o se si era stirato un muscolo addominale. Ah, ok, è vero. Comunque sia, è palese che si infortuni, no? In quella fase lì, praticamente una fase a parete dove Jordan Mayne lo porta a terra, lui in una fase di scramble in sostanza sente un dolore, sente una fitta e gli sembra che sia infortunato. Comunque il primo round secondo me va abbastanza chiaramente a Jordan Mayne, no? Sono 22 colpi a 18 per lui, i 3 takedown, il controllo, quel round va a lui. Poi però dal secondo round comincia veramente un dominio di Mack, che si fa preferire anche nelle fasi di striking, ma poi ha praticamente dopo 1:20 trova il takedown e controlla per tutto il tempo, mette 35 colpi, 19 significativi, Mack ne mette 6, perde 15 questo round. Nel terzo round, dopo 1:30, trova ancora un takedown, tra l'altro abbastanza facile, su una fase di clinch, un po' confusa. Trova il takedown, ecco, quindi intervengo un secondo per dirvi, voi sapevate che in questo match è stata la prima volta di un double leg takedown da parte di Mick, l'ha detto alla fine. Non ero mai partito per un double leg, sì, ma anche perché secondo me di Mayne mi è sembrato fermo e stanco, cioè sinceramente è andato giù
un po' Minchia, secondo me è scoppiato, ci ho sì, fatto caso anche sì. io. Senza porre resistenza. Infatti Però mette 43 colpi, mette alla fine solo 13 significativi, va detto, contro i 6 di main, ma 3,50 di controllo. Penso il 29-28 più limpido che si possa avere. A me ha sorpreso molto, allora, il vivo a Venator contro Palares, vabbè, fisicamente è una bestia il norvegese, però mi aspettavo appunto un incontro come quello che si era impostato all'inizio del primo round, cioè più di striking. Lui molto potente, e invece secondo me non voleva subire lì al costato, alla zona addominale. Io ho pensato così, ho realizzato può darsi, così. Bravo, però, può darsi. Però devi avere una discreta lettura del match, intelligenza tattica, applicare e fare una cosa che comunque nei tuoi match precedenti sostanzialmente non hai mai fatto. Quindi insomma, sì, mi sembra un gran bel segnale per uno al debutto. Sì, ecco. certo. Sì, Pippo Rapper, Emil Mac. Assolutamente, però scusami. No, dicevo, però potrebbero permettergli di entrare con l'ascia bipenne come a Venator, invece. E invece è la Reebok, secondo me. Invece è per tagliare la barba. Tu dici che finché non producono delle asce quelle della Reebok, allora dopo. Non avete capito, ve la ricordate la banda che metteva Donald Cerrone nei suoi pantaloncini? Sì, quella banda dei pantaloncini di Muay Thai, lui usava una piccola banda, ecco, l'ha messa nel primo match sponsorizzato da Reebok e gli hanno calato $50,000 di verbale. Ma lì forse perché offusca un po' il marchio, fare discorsi. Lì, no, non offuscava niente, era messa da parte, capito? C'era messa di lato, solo che non può assolutamente modificare i pantaloncini. Sì, si vedeva. Insomma, noi ci divertivamo di più quando non c'era la Reebok, nel senso che almeno insomma c'è un po' più di fantasia, però vabbè. Ma certo che sì, ma voi ve lo sareste immaginato mai un Mr. Wonderful Phil Davis con un paio di pantaloncini che non fossero rosa da uomo, che non fossero da uomo? Io no, grande, no, ma allora da lui, su di lui sembrano da uomo. Le avesse messe qualcuno di noi, magari il dubbio sarebbe venuto. Sì, lì sì, decisamente. Non scendiamo in particolari, però lì dopo si intuisce, insomma, dai. Passiamo a Kennedy Gastelum. Vabbè, Tim Kennedy lo conosciamo, è un veterano, 37 anni, ha avuto un'ottima carriera in Strikeforce, dove ha perso soltanto con Luke Rockhold e Jacare. Ha battuto Lawler, ha battuto Manuel, e in UFC ha battuto anche Michael Bisping. Sì, per me è uno dei medi più sottovalutati di sempre, sinceramente. Sì, ha avuto forse la sfortuna di trovare sulla sua strada alla fine fighter che erano più forti di lui per il titolo in Strikeforce, sì, perché alla fine c'era Jacare e Rockhold, con i quali comunque mi ricordo i match, non dico senso unico perché lui comunque se la giocò, però il risultato fu netto, ecco, la sua sconfitta fu netta. Aggiungo una vena polemica, secondo me aveva battuto anche Yoel Romero, però. Non so. Sì, lì è 30 è secondi, una, sì, 29 secondi in più. 29 secondi lì in più hanno aiutato a sicuramente riprendersi e hanno inficiato, diciamo, la vittoria di Romero. Poi Romero comunque, no, bella, se avanti, quello è in dubbio, voglio dire, quello dopo, chiaro, dopo Romero comunque si è alzato e lo ha sdraiato. Detto questo, però, quei 30 secondi lì probabilmente possono essere stati anche determinanti, perché Romero aveva finito il secondo round quasi TKO, quindi insomma, vabbè, dopo questa controversia, insomma, lui praticamente non combatte per 2 anni e 3 mesi, se non erro, perché è dal settembre 2014, quindi grosso modo. Ci rimane 178. Male, perché ci rimane male una sconfitta con si Romero. Si dedica alle sue attività extrasportive, sulle quali preferisco non approfondire. E esatto, poi uccide la gente per soldi. Sì, insomma, non così lo fai passare per un mercenario, però insomma. No, scherzi a parte, è un berretto verde dell'esercito statunitense che ha dichiarato di aver ammazzato donne e bambini, quindi comunque ad ognuno vanno le proprie considerazioni. A è chiaro che il suo, come si dice, no? Sì, a esatto, a me non sta simpatico umanamente parlando, come fighter lo rispetto moltissimo perché, ripeto, per me è uno dei più sottovalutati medi di sempre. Ha fatto anche parecchi documentari su History Channel comunque, Tim Kennedy, eh? Quindi è Sì, documentari sulle armi, sui nazisti, cose del genere. Beh, figuriamoci. Cioè,
Sì. Comunque sia. Vabbè, poi invece Kevin Gastelum ha 25 anni, quindi insomma 12 anni meno di lui, ha vinto il TUF contro Raya Hall nell'aprile 2013, una split decision. All'epoca, insomma, il fatto che all'epoca il talento emergente, quello che doveva veramente spaccare, sembrava Hall. Poi le cose non sono andate esattamente così, insomma. Ha un record del Kelvin è uscito con la 2-6-2. faccia più pulita di sempre. Sì. E le sue due sconfitte sono due sconfitte per decisione non unanime contro l'attuale campione Esatto. Tyrone Woodley e contro Nellone Magny. Bravo, bravo, bravo. Due split decision e 7 vittorie. Tra l'altro veniva da una vittoria netta e anche abbastanza clamorosa su Hendricks, francamente però ormai irriconoscibile. E nel primo round, tra l'altro, Kennedy fa del controllo a parete, riesce anche a un certo punto a prendere la schiena, però Gastelum, in modo, secondo me, in pieno controllo, in modo molto lucido, riesce a resistere e non rischia, non si prende grossi rischi. Poi, È secondo morbido me. in maniera morbido, veramente. Cioè, ha un fisico che, cioè, per il tipo di fisico che ha, fa cose veramente incredibili. È vero, perché è rapidissimo. E poi in più, cioè, è molto tranquillo perché c'era Kennedy che spingeva, lui faceva una faccia come per Mai in dire: che affanno, palle. non l'ho No, visto mai è in affanno. esatto, cioè, sembra quasi annoiato, cioè, come se dicesse: ragazzi, però quando è che ci picchiamo qua? Sì, però Perché. diciamo che i primi, non esagero, però mi sembra che i primi 4 minuti del primo round, quasi più Sì, controllo di sì, sì, Kennedy. sì, sì. Kennedy è in controllo. Praticamente lui, tra l'altro, mette 27 colpi contro i 12 di Gastelum nel primo round, mette a segno 2 takedown, vince 10-9 il round, però il fatto che la fine del primo round è un po' il preludio di quello che verrà dopo, perché comincia praticamente, arriva una combinazione, no? Fantastica di Gastelum, veramente pesante, e insomma Kennedy Che lo la mette segna. quasi a dormire. Cosa succede secondo me? Succede che Kennedy in questa fase dove ha cercato, ha spinto molto, poi tra l'altro l'ho visto molto, insomma, fatto molta palestra, molto grosso e tutto, già all'inizio del secondo round, secondo me a livello di cardio, a livello di gestione delle energie, bene ma non benissimo Kennedy. Quindi a un certo punto praticamente già dal secondo in poi inizia il dominio, no? Incontrastato Balia di sì. Kennedy. Non riesce più a lavorare a parete e praticamente prova all'inizio, ma dopo 2 minuti, da 2 minuti in avanti si Scoppia, scambia. E quando si comincia a scoppia, scoppia. scambiare, veramente, perché poi Gastelum ha anche delle belle combinazioni, varia molti colpi, È va un al mancino. corpo, ha un buonissimo uso del jab, usa bene il diretto, va con gli uppercut, insomma, tutto il bouquet, diciamo, di cortesie glielo ha mostrato, ecco. E a un certo punto, già nel secondo round, insomma, Kennedy arranca, diciamo. Nel terzo round, invece, i colpi di Gastelum sono pesantissimi. Lì veramente Kennedy va in balia, prova a resistere, però Gastelum mostra un instant killer, un killer instinct veramente pazzesco, nel senso che rimane lucido, non forza, non è che aumenta di troppo la frequenza di colpo. Però si dimostra implacabile, cioè usa molto jab, poi body punch, poi diretto e alla fine it's Sì, all over. va dal corpo alla testa con una fluidità Beh, impressionante. bellissimo, bellissimo. Gran pugilato, gran Io pugilato. ci Mondo ricordo anche un tantissimo. takedown, un tentativo disperato di Kennedy di takedown nel terzo, che veramente mi è sembrato proprio il canto del cigno. Cioè. Sì, Sì, bravo, proprio. hai detto benissimo. Gastelum quindi stravince uno dei match più importanti della carriera e si dimostra molto pericoloso anche nei pesi Anche nei medi. medi, Dopo sì, di assolutamente. questo Infatti, match questo. c'è stato un match, vabbè, incredibile. Cioè io ieri l'ho rivisto, però non sono riuscito ad avere un quadro, diciamo, lineare e preciso di questo match, perché è Swanson contro Choi. Non so, se volete fare Una voi. technical brawl, una Guarda, technical brawl secondo praticamente, me è una. anche difficile poi valutare, cioè mi metto anche nei panni di un arbitro, scusa, di un arbitro, di un giudice, cioè anche tenere il punteggio su un incontro del genere, cioè, diventa complicato perché, cioè, arriva di tutto a tutte le sono volati veramente i lavandini in Sì, quell'incontro. però devo. Sì, troppi Sì. colpi, davvero troppi colpi. C'è da dire sicuramente che Swanson ne ha messi parecchi di più, È non vero, pochi di sì. più, No, ma parecchi di più, la davvero. vittoria Ed di è Swanson è uscito. legittima, secondo Sì, me. è limpida, è davvero limpida. Certo Io vi che. dico, voi lo sapete, Choi era uno di quelli che io vantavo e
suggerivo di tenere d'occhio nel corso del 2017, però questo incontro lo ha palesemente perso, seppur ha dimostrato di essere davvero, perché lui undicesimo nel ranking, ha sfidato il quinto e si è dimostrato all'altezza comunque del gatekeeper della top 5, no? Ma sì, guarda, è vero. Sì, però secondo me in parte diciamo che ha fatto vedere che Superboy, perché ha questa mascella incredibile, lui praticamente i colpi li ha parati tutti con la faccia, eppure non è mai andato giù, cioè ha preso tutto quello che aveva praticamente Swanson, è arrivato dritto in faccia a Choi. Il fatto è che non è mai andato giù, cioè non faceva una piega, era incredibile. Poi tra l'altro Swanson mani pesantissime a tutto braccio, diretti, colpi. Lui veramente, cioè, secondo me lo sparring con Bannata lo ha aiutato, eh? E poi, vabbè, insomma, però diciamo la verità, noi pensavamo anche forse che Choi fosse in qualche modo un pochino più solido, nel senso che fosse a livello di guardia, cioè a volte veramente la guardia non l'alzava neanche, cioè, e tra l'altro con i pugni che arrivavano c'erano dei buoni moniti, no, per alzarla la guardia. Sì, ma io, avendo letto comunque che lui ha un background di judo anche importante, cioè, ma infatti ha fatto vedere pure qualche sweep. Qualche, però insomma forse era il caso di insistere di più. No, perché... no, raga, a proposito di coreani, io non vedo l'ora del ritorno dello zombie, perché quello cioè, comunque dai, è stato un match bellissimo, è stato un match entusiasmante, match della serata, Fight of the Night, è candidato Fight of the Year. Voi lo mettete, no? Lo mettete tra, cioè per voi vale l'incontro dell'anno? No, sì. Per me no, perché non sì, c'è sì, sì. A livello tecnico, secondo me, cioè nel senso, io vorrei, a me il match che magari proprio mi entusiasma al massimo è quello dove c'è sì questa bagarre, dove c'è sì questo scambio di colpi, dove però c'è anche una maggiore tecnica. Sì, io sono d'accordo, sono d'accordo con Gianluca, nel senso, dal punto di vista delle emozioni, sicuramente bellissimo, uno dei più divertenti visti. Esatto. Candidato per incontro dell'anno, sono d'accordo, però adesso dire incontro dell'anno, se penso a Lawler Condit o a McGregor, Woodley Thompson, assolutamente, ma anche quelle sono state bagarre, solo che lì ti vedevi uno striker molto tecnico contro un non brawler, effettivamente qui erano due brawler, quindi tu devi mettere in conto, allora un paio di anni fa è stato incontro dell'anno Melendez contro Sanchez e non c'è stata tutta questa gran tecnica. No, non sono d'accordo, nello stesso tipo, esatto. E infatti a me sinceramente, cioè, c'è fin troppa retorica su questo match, cioè non passa settimana dove qualcuno non dica ma quel match con Sanchez Melendez, sì, sono menati, per carità, scambi senza guardia, bellissimo, cioè entusiasmante, non voglio diminuire, contro mandibole, no? Coglioni, però cioè insomma, no, esatto, cioè voglio dire, secondo me c'è stato comunque anche lì di meglio, cioè stato praticamente come quando io vedo queste bagarre, per me meritano senz'altro la menzione tra gli incontri papabili. Poi se lo vincono mi sta pure bene, perché comunque, cioè, le MMA sono anche queste, non è solo il trionfo della tecnica. Io sono un amante degli incontri tecnici, tant'è che quando ci fu Jones Gustafsson alla fine ho detto vabbè, questo è incontro dell'anno, è chiaro, no? Invece però, mi pare lo vince proprio lui. Una parentesi, se no, mi rivolgo a chi si è divertito con questo incontro, allora se non l'avete visto da eventi precedenti sul genere, io direi Polo Reyes con Dong Hyun Kim è un incontro di più o meno dello stesso livello, ecco. E allora posso chiamare un evergreen storico, qui vi faccio un po' di storia. WEC, non mi ricordo che numero, vi direi una cavolata, però lo troverete subito, perché allora è stato indicato come match del secolo. Poi sicuramente il tasso tecnico è stato superato, anche il tasso di bagarre è stato superato, però vi consiglio Takeya Mitsugaki contro Miguel Angel Torres. Torres, uno che di battaglie qualcuna ne ha fatta, Sì, il problema è che poi a chi piacciono queste bagarre non è così longevo nella carriera solitamente. Torres ti si presenta con un record di 44 vittorie e 15 sconfitte, una cosa del genere. Quindi colazione, di solito 40 anni non è proprio arrivi. Arrivi un po' comendo, ti reggi in piedi, non cadi.
proseguiamo. Allora dopo si passa praticamente a Donald Cerrone contro Brown. Beh, Cerrone comunque sia è in una striscia vincente devastante, nel senso che ha vinto 12 degli ultimi 13 match. A 170 libbre sembra, secondo me, veramente forse al È la sua. Per me è la versione migliore del cowboy che abbiamo mai visto È questa. vero, è vero, è vero. Se diciamo il cowboy comunque vive un momento straordinario della sua carriera, lo stesso non si può dire di Matt Brown perché ha perso 5 degli ultimi 6 match. È vero che ne ha perso uno con Cerrone, appunto, poi con Hendricks, qui era Hendricks in Jake forma, Ellenberger dalla con tomba. Ellenberger, che quella era invece la sua portata, contro Lawler e contro Maia, quindi alla fine della fiera, insomma, io direi che Diciamo che con potevano Matt stare. Brown, se mi permetti, torniamo nel discorso di prima quando mi parli dell'incontro tra Choi e Cub Swanson, nel senso che di quelle battaglie lì, Matt Brown mi sembra che ne abbia fatte un po' tantine, probabilmente iniziano a presentargli anche il conto. Sì, Cioè, dopo. decisamente sì. Non è un caso se il primo KO lo ha preso contro Jake Ellenberg. Sì, dopo un minuto e mezzo praticamente, quindi insomma. È arrivato al limite, arriva pure lo zio Sa Lawler, ha che preso il KO contro Woodley in qui quel però in modo, questo no? match io Sì. voglio dire una cosa, ragazzi. In questo match, alla fine, nel primo round è leggermente favorevole a Cerrone, 35-29. Cerrone però lì fa già capire, mette due kick non pulitissimi, però insomma arrivano. Nel secondo round è Brown che cresce, no? A 3-30 fa addirittura un knockdown, no? Sì. Insomma, è un round veramente molto acceso, molto combattuto. A 2.45 arriva un high kick di Cerrone, veramente pesante, e poi ne arriva un altro a 1.20 dalla fine. Quindi cioè, Era l'high kick era nell'aria, cioè non un è che po' l'ha preso. telefonato, tu dici. Insomma, Cioè, non è che ha detto, che ma, scusate, però lo che butta giù con un middle. no. Che si è piegato, non bisogna abbassarsi con Cerrone. Cioè, diventa No, ma pericoloso. secondo me quel calcio avrebbe fatto lo stesso danno al corpo. Anche perché il corpo poi è Probabile. sensibilissimo, Cerrone, cioè uno dei suoi difetti. Tutti e Scusate due sono Brown, sensibili. scusate Brown, esatto, tutti e due sono sensibili, però Brown ha questa cosa che quando prende il colpo, anche con Eric Silva ha preso un colpo, lo ha preso al corpo e si era piegato, dopo vabbè, dopo lo ha rovinato. Tanto è vero che in diretta Mike Goldberg si vede che si è distratto a guardare qualcosa, non ha visto il calcio, quando prima che arrivasse il replay stava parlando di body kick, cioè quindi era convinto gliel'avesse tirato al corpo. Beh AP sì, pur per Mike Goldberg che non guarda il match mentre lo Dopo, anche contesta. Rogan gliel'ha detto, mi sono girato un attimo a guardare in fondo, guardate cosa Mi ha succede. Non ti fregato. puoi distrarre qua. Sì, cioè vedi, non si abbassava Don't Brown blink, don't senza blink with guardia. Donald Cerrone. Esatto, comunque il secondo round, ragazzi, 25 colpi di Cerrone, 42 di Brown, cioè è un round che va 19 a Brown. Cioè, non è che ne è uscito così ridimensionato. Poi alla fine, dopo 40 secondi, mette la kick e era il settimo. Il settimo era stato quello buono. No, secondo me Il quinto, scusate, il quinto. ha avuto anche le sue opportunità comunque nel match Brown, perché Cerrone Esatto. in un paio di occasioni è stato taggato anche pesantemente, l'ho visto un po' Eh sì, scosso, è però andato nel knockdown. Il secondo è andato è knockdown, andato quindi. anche knockdown, ma anche quando non è andato giù ci sono stati un paio di colpi che lo avevano un po' scosso, Sì, ecco. decisamente, decisamente. Comunque io voglio dire una cosa su Cerrone. Cerrone è un fighter fantastico, ha sempre bisogno di soldi, quindi combatterebbe tutti i giorni. E poi comunque sia a quel livello lì, lui è veramente fantastico. Però Però una non cosa voglio sono dire. convinto, Gianluca, che lui lo faccia per i soldi necessariamente. Cioè, secondo me lui si Lui diverte si proprio. diverte, è vero, è verissimo. Gli piace combattere e poi metti che comunque dice di avere delle spese folli, Qualunque no? cosa lo metta a rischio, per lui È vale vero, è vero, è vero. Lui è un po' è un pazzo, ecco. la pena. E le Diciamo, senso immersioni, grazie positivo, voglio dire, al cioè, bisonte, chi più ne ha più ne metta. a questa vitalità, ecco, pronunciata. Però voglio dire una cosa. Lui ha sempre fallito i grandi appuntamenti, no? Vedi con Pettis, poi con Rafael Dos Anjos. Vero. Secondo me, anche nei welter, io sinceramente vedo più forti di lui Maia, Lawler,
Thompson, Woodley, questi siccome sono superiori a Cerrone, dopo lui può ribaltare, cioè può... Sai che con Lawler però io non sono così convinto. Hai ragione, l'unico secondo me con cui si sposa bene è Lawler, e forse chissà anche Maia magari, perché lui difende abbastanza bene i takedown, Vabbè, io Demian Maia in questo momento non lo consiglierei al mio peggior nemico, però è vero, è vero, è vero. sarebbe Però una diciamo scelta. che anche rispetto a Condit, ecco, ci sono fighter in quella categoria lì che preferisco, che secondo me sono più completi, più forti, più solidi. Detto questo, Cerrone può ambire in alto, può ambire anche al titolo. Comunque, ragazzi, cioè era 5, adesso vabbè, i ranking sono fatti come sono fatti, però comunque se era 5 e ha vinto sabato, probabilmente lo metteranno davanti a Condit, dietro a Maia. Non è che è rimasto molto davanti a sé in termini Esatto, di esatto. Adesso graduatore. comunque chiudiamo. Allora, Sì. Cerrone, ottima prova, però comunque qualche limite lo ha fatto vedere. Sì, Passiamo ancora qualcosa, ancora al c'è main qualcosa da event. migliorare in questo Esatto, passiamo al main main event. event, cosa? Pettis Holloway, non so, chi vuol cominciare, ragazzi? Ma peccato, no, mi dispiace per l'infortunio alla mano di Pettis che lo ha un po' Pure azzoppato, a me, anche pure senza a me, pure a un me. po'. Però sinceramente non credo sarebbe andata molto diversa e penso che poi lo ha Avrebbe vinto detto lui. probabilmente ai punti, Max. Sì, non lo so. Comunque, ad ogni modo, cioè, il problema di Pettis, secondo me, è che questa A non è la sua categoria, e infatti non ci combatterà più, ha detto. Non lo, cioè, Pettis dopo RDA non è più Pettis, non è più Sì, Showtime. Non verissimo, so, penso verissimo. sia una Ragazzi, questione di abbiamo... testa. Lo show è Sì, sì, finito, sì. purtroppo. Adesso possiamo dirlo, voglio dire, ragazzi, cioè, mi dispiace, però... Sono 4 sconfitte negli ultimi 5 match No, e non è parlavamo di finito. uno. Non è finito. No, 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 per Lo me gli show siamo è in mente al finito, magari peggio. lui non è finito, però lo show secondo me è finito. Cioè, il Pettis che entra, va per da spettacolo, noi che ci chiediamo: ma come lo batterà stavolta? Ma come, cosa inventerà stavolta di nuovo? Quello secondo me non lo rivediamo per un pezzo, magari, non so, farà un lavoro psicologico. Showtime, Perché... dici tu. Quello insomma, secondo me, perché lo vedo proprio meno irruento, meno sciolto, meno fantasioso. Cioè, prima comunque Pettis era un fighter che lo vedevi, no? Si cagavano tutti sotto. Disinibito. Invece Ha adesso lo è un'altra meno, testa. cioè prova anche meno colpi, no? Dei suoi, prova anche meno anche adesso, che comunque a terra non aveva Sì, molti, cioè, vero, vero. problemi. Poteva anche provare qualche calcio in più, qualche cosa in più. E invece ne esce un po' ancora ridimensionato. Invece Max fa un Holloway è gran lavoro. fantastico, Max fa Max, un gran allora, lavoro di rimessa. Prende il Max ha un tempo, va di footwork rimessa. fantastico, esatto, è un counter spaziale, ha un footwork fantastico, ha una grande frequenza di colpi, varia molti colpi, è precisissimo e poi anche lì, cioè, il killer instinct, quando è stato il momento, 3-4 Sì, colpi perfetti e colpi al it's corpo. all over. Lo vedo ancora uno step sotto Aldo, eh? Vedremo. Vedremo, sì, infatti, combatteranno. Il bello di Holloway, avendolo, insomma, seguendolo da un po', è che ogni volta che lo vedo combattere è meglio di quella precedente e aggiunge qualcosa. Cioè, Bravo, vedo sempre assolutamente. un'evoluzione tecnica, però anche atleticamente mi sembra meglio, per Sì, cui sempre meglio. e ha appena 25 anni, cioè, E poi la è mia molto età, migliorato, avanti. secondo me, dall'ultima sconfitta con McGregor nella difesa dei takedown. Perché mi ricordo Migliora McGregor molto, si come ha detto infortunò Ale, in e poi effetti, lo portò a molto terra e lo bello. controllò per 2 round. Adesso non riesce più a far così. Cioè, Poi adesso. ha anche un fisico che per quella divisione di peso, È enorme. cioè l'unico come misura forse è Yair Rodriguez, ma cioè, gli altri sono tutti Sì. Vabbè, piccoli, ecco Norma Grego. sì, guarda, Quando riusciva a farle, no? pelo più alto, Sì. però siamo lì, quindi non so, Pettis, cioè, diceva io ho il fisico per questa categoria, cioè, non è che poi Invece Pettis nei leggeri fosse così piccolo, no, onestamente, no, infatti. comunque c'è Comunque, gente. Holloway vince questo titolo ad interim meritatamente, adesso lo andrà ad unificare, non si sa ancora bene precisamente quando, contro Jose Aldo, non so se... Vabbè, ma non credo che possa esserci un altro incontro da fare né per Aldo No, né per quello è. Holloway oggi. No, Sì, quello, quello, quello. secondo me quello fra Aldo e Holloway sarà un match abbastanza chiuso, li vedo così, sono alla fine sostanzialmente due counter striker, se vogliamo proprio è match da sintetizzarli in punti, è qualche modo. match da punti.
Esatto, chi alla fine quei match lì, ho paura che chi prende l'iniziativa in qualche misura può essere anche svantaggiato. C'è da dire, esatto, che secondo me Holloway in qualche modo quando prende l'iniziativa potrebbe scomporsi anche di meno, no? Invece Aldo dalla parte sua ha i leg kick che possono essere devastanti. Io credo che Aldo sia ancora superiore soprattutto, cioè in base di striking Aldo io credo sia indiscutibile, al di là poi del KO preso contro McGregor. Non lo so, no? Però sì, indiscutibile il valore, quello certo. Però non so se in un match di striking per forza Aldo avrà la meglio su Holloway. Secondo me se la gioca. Dai. Infatti lo vedremo ancora, è ancora in pronostico. La preoccupazione principale, spero che non... visto quella piega che stanno prendendo nell'ultima settimana, cioè che non gli faccia un lavaggio del cervello McGregor 2.0, perché mi sembra che oltre a tutte le qualità tecniche di cui abbiamo parlato prima, anche a livello di non so, quelle che nella WWE chiamano mic skills, però vedo che qua insomma ha iniziato anche a farsi sentire in maniera consistente anche a livello social, a livello media, provocazioni, frecciatine, queste cose qua, e purtroppo per Aldo l'ultima volta non è andata benissimo in quel senso. Per concludere da parte mia, io volevo spezzare una lancia e fare complimenti ad Alessio Sagara, che è riuscito a battere in appena 80 secondi un Joey Beltran, The Executioner, abbastanza irriconoscibile a dir la verità. Uno che non ha fatto il suo lavoro da brawler, per cui è abbastanza conosciuto, ma un Alessio che lo ha schiacciato, non gli ha dato modo di reagire in nessuna maniera, e di questo gli va reso atto. Comunque gli hanno fatto i complimenti, ottimo, ottimo davvero. Adesso si spera che Bellator, che ha la cui categoria migliore è quella dei massimi leggeri, gli dia un match di rango un po' più alto, ecco, tutto qua. Scusa? Rampage Jackson, perché sarebbe bello, sarebbe bellissimo. È un po' che lui lo cerca questo incontro. Sì. I due si rispettano molto, secondo me. Voglio dire, sono due veterani rodati, non sono più nel pieno della carriera. Esatto. Perché potrebbe elevarlo molto, una vittoria potrebbe elevarlo molto, no? Cioè, sì, a quel punto. Dai. Bene, direi che per questa abbiamo terminato. Ci eravamo preposti di fare 20 minuti, penso che abbiamo sforato l'ora e mezza, è andata bene, penso, no? Come primo esperimento. Non c'è male, insomma, speriamo che, non so, complimenti a chi avrà avuto la pazienza di arrivare. Di ascoltarci per un'ora e mezza. Un'ora e mezza, e, vabbè, un ringraziamento speciale a Marco Dall'Acqua, che direi il nostro tecnico. Tutta la parte tecnica, perché se fosse stato per noi non so quando sarebbe, senza il quale questo podcast non sarebbe potuto esistere. Esatto. E poi eccolo, lo sentite. E poi da parte mia vorrei fare anche un ringraziamento a Riccardo Bonfirraro, che la sera di UFC 205 mi diede quest'idea e mi disse: ma perché non provate a fare un podcast? Quindi se vi è piaciuto potete ringraziarlo, se non vi è piaciuto abbiate clemenza nei suoi confronti. Potete insultarlo, se non vi è piaciuto insultate noi, che è uguale. Bene ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti. A star in the sky that refuses to shine.